presenti in Russia, nella città di San Pietroburgo, con una proposta al Sokol Spalatskij con circa 150 euro di supplemento, quindi la quota di 1.049, tutto compreso. Qui sono già inclusi i trasferimenti privati, che nelle altre invece proposte restano ovviamente facoltativi, possiamo ovviamente aggiungere sia collettivi che privati, e abbiamo già voluto includere la possibilità di un city tour privato, quindi con una guida dedicata solo ai vostri clienti e con un'auto a disposizione, per poter avere una sorta di giro di biglietto da visita e di un giro orientativo della città, in modo che i clienti possano anche richiedere alla guida eventualmente consigli su come pianificare le altre 4 giornate che hanno a disposizione. E con questo concludiamo anche la seconda parte dedicata alle capitali e andiamo adesso a esaminare insieme l'ultima parte che è legata a quella del Medio Oriente. Come destinazioni di quest'ultimo, diciamo, parte di programmazione che andremo insieme ad esaminare oggi abbiamo il Marocco, che oltre ai Bolo Break proponiamo anche per l'alta stagione, quindi per partenze di Capodanno. Ancora una volta Tel Aviv, che riproponiamo anche per le partenze di alta stagione. Un tour Jordan Express privato per i clienti Buonaletto e Rabat da illustrarvi e poi i nostri amati Emirati Arabi. Partiamo appunto dai city break, quindi da quelli più veloci e semplici. Anche qui Marrakech, una proposta di 4 notti con sicuramente un prezzo da battaglia. Riyadh, che già utilizziamo per programmazioni di Bolo Break e di altre programmazioni passate, lo riproponiamo però in mezza pensione, quindi con all'interno anche le cene, a una quota finita con volo diretto di 4,99 commissionabile, tutto compreso. Qui ricordo che la commissione sarà del 17%, complice la promo del prenota prima del 31 agosto, quindi 15% di quota base, a cui aggiungiamo il 2% di campagna. Abbiamo voluto dare un Riyadh alternativo, quindi all'interno della Medina, per quel cliente che cerchi una proposta in pernottamento e colazione, ma un pochettino più, diciamo, meno da battaglia, un pochettino più d'élite. E poi terminiamo con sicuramente uno dei più conosciuti Riyadh della catena Ansar, Riyadh Collection, e nello specifico il Riyadh Baba Firdaus, che all'interno della Medina è sicuramente uno dei viaggi più eleganti della città di Marrakech, che proponiamo anche qui con trattamento di prenotamento e colazione già in camera comfort a 849 euro tutto compreso. La proposta include già i trasferimenti collettivi, l'assistenza e il bagaglio a mano all'interno del pacchetto. Poi ci spostiamo anche qui a Tel Aviv, dove anche qui, seppur la quota sembra leggermente più alta rispetto alle quotazioni che abbiamo appena visto sui city break, calcolate che invece qui la quota del solo volo attualmente in vendita da EasyJet supera la quota del pacchetto. Quindi sicuramente il rapporto qualità-prezzo che avete con queste proposte è assolutamente imbattibile rispetto alla rete e rispetto ai competitor presenti sul mercato. Il trattamento di prenotamento e prima colazione, abbiamo scelto due strutture, diciamo, nella zona più centrale e più turistica della città, in camera già City View e in camera Comfort, la quota è di 6,49 e 6,99. I trasferimenti qui li abbiamo lasciati ovviamente facoltativi, come anche la possibilità poi di aggiungere eventualmente su richiesta escursione a Gerusalemme e quant'altro, come abbiamo visto invece essere già incluse nelle proposte di Bolo Break. E poi passiamo a una proposta insolita, un tour, in modo che i clienti possano trascorrere le vacanze di Capodanno sotto il bellissimo cielo giordano, quella bellissima elegante pietra e quant'altro. Anche qui abbiamo un volo che arriva ad Aqaba con partenza 30 dicembre, ritorno 3 giugno, quindi abbiamo pensato a 4 notti. Cos'è il plus? Che questo tour è solo ed esclusivamente dedicato a clienti Bolo Online. Per avere la riconferma di questo tour bisogna arrivare al numero minimo garantito di 10 partecipanti. Il numero di posti contingentato è di 16. Quindi se anche il tour andasse in sold out, quindi con vendite complete, ci sarebbe una guida parlante italiano a disposizione per l'intera durata del mini tour e sarebbero solo 16 clienti. Quindi sicuramente si ha la possibilità di scoprire le terre giordane con maggiore chiarezza, sicuramente meglio rispetto ai classici tour sitting coach con 40-50 partecipanti a bordo. Il programma di viaggio prevede una notte di appoggio nella città di Aqaba con trasferimenti ovviamente già inclusi,
la coperta appunto del bellissimo deserto quella notte in campo tennato nel Wadi Rum, la scoperta della bellissima Petra con ovviamente sempre il supporto della nostra guida locale e con pernottamento nella città di Petra, e poi l'ultimo giorno e mezzo ritorno ad Accra, dove poi ci sarà il volo di rientro previsto, con un hotel direttamente sul mare per permettere anche ai clienti, dopo 2 giorni e mezzo di, diciamo, di mini tour di scoperta delle bellissime bellezze giordane, anche un po' di relax, diciamo, sul mare, in quanto sapete tutti che Aqaba affaccia sempre sul Mar Rosso, ma ovviamente nella parte giordana. Il trattamento è già di mezza pensione con all'interno anche il cenone. La tipologia di camera è standard, abbiamo scelto sicuramente delle strutture, diciamo, non da battaglia, quindi comunque 4 stelle, con un buon rapporto qualità-prezzo, in modo che possiamo accontentare sia una fascia di clientela a ricerca di una proposta, diciamo, aggressiva dal rapporto di qualità-prezzo, ma anche per una clientela, diciamo, che si accontenta di strutture di sicuramente tutto rispetto. Avete già in dettaglio tutto quello che include il tour e il programma, avete visto prima nel dettaglio. Ricordo che il termine ultimo per la riconferma del tour sarà quello del 1° di novembre 2020. Ora ci lanciamo in proposte in cui le strutture sono medesime, ma abbiamo diverse proposte di partenza, quindi avremo Immacolata, avremo delle proposte con partenza su Capodanno, delle proposte anche con partenza sull'Epifania. Ricordiamo che il punto di forza degli Emirati Arabi è sicuramente il clima favorevole, che anche nel periodo di Natale, Capodanno, Immacolata ha un clima che si aggira intorno ai 23-25 gradi durante il giorno, quindi assolutamente mite e permette anche la possibilità di poter fare un tuffo, oltre che di scoprire i musei, tutto quello che ha da offrire. Sicuramente la durata del volo favorevole, circa 5 ore e mezza, 6 ore in partenza dai principali aeroporti italiani, quindi anche la possibilità di un viaggio che non abbia fuso orario, ore di viaggio molto molto impegnative, e poi sicuramente anche il rapporto qualità-prezzo, che resta comunque molto molto competitivo, visto la qualità degli alberghi che sono previsti in loco, che sono sempre tutti molto nuovi, con nuove aperture piuttosto che ristrutturazioni. I pacchetti avevano anche incluso in omaggio, essendo noi dei premium reseller ufficiali di Expo 2020, ma che sapete è stato poi rimandato al futuro anno, per cui abbiamo dovuto, come dire, ritoccare la programmazione e le varie plus che sicuramente riproporremo per l'anno prossimo, in cui regaleremo in tutte queste programmazioni e partenze di alta stagione anche l'ingresso standard a Expo Dubai 2021. Nella prima proposta Immacolata da Milano vogliamo con volo diretto a Emirates, abbiamo proposto con un trattamento di mezza pensione una struttura di nuova apertura, circa una stagione e mezzo di operatività, che è il Wyndham Dubai Marina, che è sicuramente la zona più richiesta dalla clientela italiana, perché permette la sera di potersi spostare in autonomia senza uso di taxi o di metropolitana nella bellissima The Walk, quindi nella parte di Jumeirah, che è la più richiesta, sia perché ha un sacco di beach club in cui i clienti possono ovviamente noleggiare un ombrellone, un lettino per trascorrere una giornata al mare, sia tantissimi ristorantini, bar per bere poi in compagnia qualcosa. Il trattamento è già di mezza pensione. La quotazione, essendo destinazioni di lungo raggio, è ovviamente con tasse aeroportuali incluso, ad esclusione di tutta la programmazione, possiamo dire, di medio raggio, che abbiamo invece finora visto inclusa con le tasse. Qui la prenota prima passa da 50 a 100 euro a camera, sempre per prenotazione entro il 31 di agosto. Poi passiamo a proposte con partenza da Milano e da Napoli sul Capodanno. Qui il vettore aereo scelto è la Turkish Airlines, con tutti i voli ovviamente in coincidenza. Qui abbiamo voluto, visto che le proposte sono totalmente personalizzabili e visto l'incremento anche che ogni anno hanno le strutture negli Emirati, dare sempre due proposte, possiamo dire, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Quindi Vivistar Dubai Jumeirah, che ha la mezza pensione inclusa, si trova nella zona di Jumeirah in seconda linea rispetto al mare, quindi è sicuramente un buon punto di appoggio perché i clienti che non volessero, diciamo, per i clienti che cercano sicuramente una proposta rapporto qualità-prezzo aggressiva, e poi una proposta di leggero livello alberghiero superiore a 4 stelle, con un'incidenza circa di 200 euro di differenza. Queste strutture le riproponiamo sicuramente in tutte le altre partenze che adesso andremo a vedere, quindi anche quelle dell'Epifania con voli da Venezia, da Napoli e da Milano. Sono assolutamente personalizzabili, quindi sapete che abbiamo più di 150 contratti attivi negli Emirati Arabi, quindi se da Abu Dhabi volete personalizzare la proposta con la catena Sofitel, piuttosto che con la catena Trip, piuttosto che con la catena Yas e quant'altro, possiamo ovviamente utilizzare il volo dall'Ottomet e dare dei supplementi per strutture di livello ovviamente superiore. La proposta principale come rapporto qualità-prezzo
della programmazione Emirati Arabi è sicuramente quella che abbiamo con Abu Dhabi con partenza da Milano, che ora vi vado ad illustrare, che ha una proposta lancio di 999 euro al Corniche Hotel di Abu Dhabi, che seppur un 5 stelle è assolutamente da vendere come 4 stelle, una diciamo delle prime proposte presenti sul mercato come offerta alberghiera di Abu Dhabi. Siamo nella Corniche Road, quindi una delle arterie principali della città, che affaccia anche su un punto mare, sicuramente non uno dei più belli presenti nella città di Abu Dhabi, ma sicuramente una delle zone più richieste. Anche qui su Abu Dhabi abbiamo tre tipi di proposte, sia dal punto di vista alberghiero che dal punto di vista di partenze, e quindi abbiamo anche delle partenze da Milano, da Napoli, anche qui strutturate da Venezia. Quindi, vista la comodità e l'operatività volo, con un range di volata di circa 6 ore, quindi comodo da raggiungere da lì, abbiamo voluto fare più